La Tollese scende in campo con l'obiettivo dei tre punti, fondamentali per provare ad impensierire la cantera, vittoriosa ieri pomeriggio, e l'Aquila per sperare ancora nella vittoria del campionato. Affronta il Pucetta, formazione che ha poco altro da chiedere a questo campionato, se non punti per preparare la prossima stagione con più fiducia, vista anche la giovanissima età delle ragazze. Parte forte la Tollese. Dopo 6 minuti Chiara Di Felice Antonio raccoglie un corner di Dovidio, ma il pallone si spegne sul fondo. Al quarto d'ora di gioco la conclusione di Lazzari non trova il palo lontano. Risponde però il Pucetta con Iacomini che dal limite impegna Piscicelli alla respinta con i piedi. Al 24esimo la Tollese passa. Porcu servita in profondità e fredda e batte Maiocchi. Le ragazze ospiti non ci stanno e si tuffano alla ricerca del pari. Miracolo di Piscicelli su una conclusione dal limite di Nindenel. Sul corner successivo il signor Michele Di Bucchianico di Lanciano ravvisa un'irregolarità ai danni di D'Andrea e indica il dischetto. Maceroni spiazza Piscicelli, mangola troppo e si resta sull'1-0. Alla mezz'ora l'azione personale di Venanzi porta Iacomini davanti all'estremo di casa che chiude bene il primo palo. Piove sul bagnato per il Pucetta, costretto a restare in 10 per un infortunio occorso a D'Andrea. La formazione di casa ne approfitta e raddoppia con una prudezza di Di Meo, che raccoglie un lancio dalle retrovie, supera con apparente facilità un'avversaria e deposita alle spalle di Maiocchi. Non si perde d'animo il Pucetta, che la riapre poco prima dell'intervallo con Iacomini, che sfrutta una mischia in area e calcia con potenza sotto la traversa. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa. La punizione di Nindenel sfiora il palo alla sinistra di Piscicelli. Alla mezz'ora un'occasione per parte, Iacomini recupera palla sulla tre quarti, si invola verso la porta e calcio centrale, Piscicelli amministra. Sull'altro versante la difesa ospite rischia la frittata su un cross teso di Porcu, ma viene graziata prima da Di Meo e poi dal tentativo di Di Gregorio. Al 39esimo scambio dall'alto valore tecnico tra Di Meo, Porcu e Lazzer. La numero 4 prova a beffare Maiocchi con la punta, senza successo. Al 43esimo protesta la Tollese per un contatto in area Maiocchi-Di Meo. Per il direttore di gara si tratta di fallo in attacco. Al 45esimo arriva il gol del 3-1 con Porco che supera Maiocchi in uscita e a porta sguarnita gonfia la rete per la doppietta. Nel finale c'è tempo per la traversa di Francesca Di Felice Antonio con un tentativo da distanza siderale. Finisce così, Tollese batte Pucetta 3-1. Sì, volevamo vincere per poter continuare a sperare in qualcosa. Più che altro stiamo facendo questo percorso che siamo avanti anche in Coppa, quindi io alle ragazze ho chiesto di mantenere la concentrazione e l'alta mentalità vincente per poter arrivare a giocarci anche la Coppa, visto che il campionato ormai penso che si sia già delineato dalla vincente, però se siamo là, ci facciamo trovare pronti. Sì, è stata una partita diciamo giocata su un livello tecnico molto elevato da ambedue le squadre e noi arrivavamo qui rimaneggiati purtroppo per assenze importanti, ma nonostante tutto le ragazze hanno dimostrato molto carattere e soprattutto una continua crescita che va avanti già da un po' di partite, nonostante la giovane età delle nostre ragazze.